No, per andare sul motorino ci vuole il casco. Felice, sali. No? La leggerezza che incontra il tema del viaggio, situazioni tipiche del quotidiano capaci di fornire una lettura precisa dei tempi attuali, elegante e profondo. Due piccoli italiani, film diretto da Paolo Sassanelli e nei cinema dal 14 giugno, regala sorrisi ed emozioni al pubblico attraverso una scrittura in parte semplice e in parte concreta. Non mi stanco di dedicarmi agli altri, al lavoro degli attori, delle attrici, con lo sceneggiatore. È una cosa incredibile. Come attore a volte mi prendo la sedia, mi sto... Quando si gira, vai, sono lì. Come regista non riesco a staccare la spina e non mi stanco. Ed è una cosa bella quando tu riesci a vivere così intensamente. Questa è una cosa che mi fa pensare per il futuro. Io so dove andiamo. Andiamo a trovare mia mamma. Lo stesso Sassanelli e Francesco Colella interpretano rispettivamente Felice e Salvatore. Radicata in un'anonima località pugliese, la coppia di amici si ritrova catapultata in Islanda passando per i Paesi Bassi. Il superamento di paure e inibizioni aiuterà entrambi a costruirsi una seconda possibilità che fino ad un certo punto gli era stata negata. Quello che succede nel film, una certa atmosfera, corrispondeva anche all'atmosfera di quando facevamo il film. Era un'avventura ogni giorno, avevamo, come dire, le nostre difficoltà, eravamo sempre come una barchicella che sbatteva da una parte e dall'altra, dice ce la faremo domani ad andare avanti. C'è un sacco di difficoltà, però l'idea che avessimo in mano qualcosa di fragile, di prezioso da tenere fino alla fine, quello lì ci ha portato avanti. La scoperta di una nuova vita e quindi la gioia di esistere, oltre alla bellezza data dal provare e ricevere amore, due piccoli italiani, una storia che vale la pena conoscere.